Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Sottosopra. L'intervista che vi proponiamo oggi è la prima interna all'approfondimento legato a tecnologie e società. E lo facciamo grazie alla generosa disponibilità che ci ha dato il professor Luciano Floridi. Abbiamo incontrato in occasione di una sua recente lezione organizzata da IBCOC nell'Ateneo Milanese. Floridi è una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea. È professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Università di Oxford. E gli dirige il centro di ricerca Digital Ethics Lab ed è inoltre presidente del Data Ethics Group della Alan Turing Institute, che è l'istituto britannico per la data science. Il pensiero del professore, passando da concetti come l'infosfera, come on-life, quarta rivoluzione, sarà certamente oggetto di uno dei nostri prossimi video. Buongiorno professor Floridi. Nel contesto della quarta rivoluzione, come lei la definisce in uno dei suoi recenti saggi, con l'uomo sempre più messo alla periferia dell'universo, del mondo animale, della mente e adesso pure dell'intelligenza, ha ancora senso parlare di etica? Sentiamo sempre più parlare della automazione di tutti i processi, dalla formazione ed educazione al mondo del lavoro, al mondo delle scelte anche sociali, ai rischi, fino ad arrivare al mondo della pensione, dell'intrattenimento. Allora, in questa grandissima esplosione e articolazione dell'automatismo, ha ancora senso parlare di etica, e cioè di capacità da parte dell'umanità di fare delle scelte a favore del bene e contro il male, giustificate perché il mondo vada un po' meglio di come l'abbiamo trovato e che magari alcuni rischi possano essere limitati. Ecco, a me sembra che l'etica, proprio perché l'automazione è così importante, abbia un ruolo ancora più significativo. Come gestiamo questa automazione? Quali forme di computerizzazione, di gestione dei dati, di connessione, ad esempio, sulla rete, vogliamo adottare rispetto ad altre? Il mondo non è come una serie televisiva su Netflix in cui devo semplicemente indovinare come andrà a finire. Il futuro non è un episodio già scritto, lo scriviamo noi, lo scriviamo oggi. Ovviamente ci sono vincoli, ci sono opportunità, non abbiamo una libertà al 100%, ma ci sono molti angoli e molte opportunità di scelta. Lì l'etica fa una differenza fondamentale. Allora l'impressione è che tanto più automatismo, tanta più responsabilità, tanta più etica. Non è un caso che oggi si parli di etica così intensamente e in maniera così diffusa ovunque. L'etica è fondamentale, è quello che farà la differenza tra un buon futuro ed un futuro che avremo semplicemente subito. Negli ultimi mesi, forse in ritardo di oltre un decennio rispetto a quando si era voluto fare, si è affacciato finalmente nel dibattito politico un approfondimento sul ruolo dei colossi di Internet e sulla loro concentrazione di potere dovuta alla raccolta di dati. Ciò è avvenuto anche in seguito a casi come quello noto di Cambridge Analytica. Le vorrei chiedere, professore, quale responsabilità morale vi è secondo lei per gli Internet Service Provider? È un po' una banalità dire che viviamo in un mondo sempre più complicato. E dico complicato e non complesso perché è complicato di suo, siamo noi a non riuscire tanto a comprenderlo. Ci sono molte relazioni tra molti nodi, molte influenze che rimandano ad altre influenze. In questo mondo così complicato ci sono alcuni operatori, alcuni attori, i cosiddetti Internet Service Providers, quelli che forniscono un po' a tutti la capacità di essere connessi, che rivestono un ruolo importante. Questi Internet Service Providers, che vanno dalla semplice connettività di qualcuno che riesce a metterti in contatto con il resto del mondo attraverso la rete, a quelli che poi forniscono anche i contenuti, le opportunità, le piattaforme, e quindi che va dall'hardware al software, dai contenuti fino anche alle scelte così strategiche. Ecco, tutto questo mondo ha grandissime responsabilità. Ma perché? Perché in questa costruzione sta un po' a loro far sì che il mondo che stiamo costruendo sia un mondo che noi definiremo socialmente preferibile. Non basta lasciare alle regole del mercato la costruzione di questa infosfera, cioè di questo spazio condiviso delle informazioni, perché il mondo del mercato genera ricchezza, ma lo fa in maniera del tutto insostenibile da un punto di vista ambientale,
è del tutto intollerabile da un punto di vista di giustizia sociale. Per far sì che la costruzione della ricchezza vada mano nella mano con la sostenibilità e con la giustizia sociale, c'è bisogno di regole e quindi di grande responsabilità da parte di chi oggi ha un ruolo così fondamentale, che è quello degli Internet Service Providers. Allora io mi aspetterei più responsabilità e un ruolo di buoni cittadini in un contesto in cui c'è bisogno di tanta buona volontà per mandare le cose nella direzione giusta. Professore, la ringraziamo per il suo tempo e un'ultimissima domanda. Volevo chiederle, quale ruolo oggi l'infosfera per la politica? Negli anni 90 abbiamo vissuto un periodo molto, io direi, ottimista. C'è stata la caduta del muro di Berlino, è sparita l'Unione Sovietica e quella forma di estremismo. È finito l'apartheid in Sudafrica, c'era l'amministrazione Clinton durante quel decennio, insomma c'era il senso che le cose stessero andando bene, che la democrazia ormai avesse imboccato la strada in discesa. Sarebbe stato facile, sarebbe stato ottimo per tutti, sarebbe stato accettato da tutti, un po' di democrazia, un po' di liberalismo, un po' di regole del mercato, eravamo, come si dice, un po' arrivati a casa. Non è così. Quello che è successo è che abbiamo abbassato la guardia. Avendo abbassato la guardia, alcune forme eterne di negatività, fondamentalismo, nazionalismo, fascismo, sono riemerse. Allora qual è il ruolo dell'infosfera, cioè dello spazio che noi condividiamo di informazione digitale in un contesto in cui questa guardia è stata abbassata e dobbiamo recuperare una certa difesa contro gli estremismi negativi della politica? È cruciale. È cruciale perché dobbiamo mediare tra una vecchia democrazia che rappresentava molto e ascoltava pochissimo e una altra democrazia che ha un difetto opposto, che vorrebbe ascoltare sempre e rappresentare poco. Dobbiamo trovare, grazie all'infosfera, quindi allo spazio comune delle informazioni, il modo di rappresentare e condividere al contempo. Questo non vuol dire una democrazia diretta, come se dovessi avere un bottone verde e rosso su qualsiasi cosa di cui magari so poco o nulla, o rispetto alla quale magari reagisco in maniera emotiva, istintiva. Oggi la penso così, magari la settimana dopo diversamente. Prima o dopo di pranzo, quando sono arrabbiato e ho litigato con qualcuno, o quando sono contento perché la partita della mia squadra ha vinto. Ecco, questo non è un buon modo per prendere decisioni serie, profonde, in tempi lunghi. Ci vuole più riflessione, ci vuole più convergenza e questa è la rappresentatività. Ma al contempo la rappresentatività non può essere sorda rispetto alle esigenze di tutti noi, che non vuol dire quello che dico quando non ho mangiato bene, quando sono un po' distratto, ma sono quelle esigenze lunghe, profonde, che la società esprime da sempre. Allora quella sordità va rimossa e l'infosfera la può rimuovere. La rappresentatività deve essere irrobustita e l'infosfera ci può aiutare. Ecco, non è una visione così esageratamente ottimistica, rosea del futuro. È una visione di una opportunità che noi potremo cogliere. Utilizzare il digitale e quindi l'infosfera per far bene alla democrazia per il XXI secolo. Una democrazia che si rinnova, che non è antica, vecchia e un po', diciamo, novecentesca, ma che non è neppure una sorta di populismo che va dove il vento o le correnti la spingono. Ci vuole più intelligenza e ci vuole più capacità di organizzarsi. L'infosfera e il digitale possono darci una mano. Grazie. Grazie a voi. Bene, speriamo che l'intervento del professore, seppur breve, vi sia piaciuto, vi abbia suscitato qualche domanda e vi abbia stimolato. Vi chiediamo, come al solito, di lasciare qui sotto i vostri commenti, di dirci cosa ne pensate dei temi che sono stati affrontati, di consigliarcene dei nuovi e di indicarci su quale strada poter migliorare questo nostro percorso di approfondimento che abbiamo intrapreso insieme a voi. E grazie ancora di averci seguito e a presto.